2-0 secco e buon Natale a tutti. Ciao ragazzi, finalmente una bella reaction, una bella soddisfazione, una bella Roma, lo possiamo dire, no ragazzi? Abbiamo visto una bella Roma. Una partitura. Che ha presti un po' di voce pure a me magari. Vabbè, certo, perché poi dall'1-0 un po' insomma ci siamo divertiti, però la Roma ha legittimato questa vittoria perché anche in parità numerica, insomma, già meritava lei, ragazzi, dai, parliamoci chiaro. La vittoria. Napoli veramente poca cosa oggi, si può dire tranquillamente. E poi logicamente quando è rimasto in 10, per assurdo 2-3 minuti, no? Credo pochi minuti, abbiamo dovuto prendere al contrario le misure noi, perché loro attaccavano un pochino, hanno avuto una reazione sull'espulsione di Politano. Beh, è comunque il Napoli che è la grande squadra, mica. Sì, sì, rimane. Ricordiamo, abbiamo vinto quei campioni d'Italia, non con Pizza e Fichi. E quindi ci siamo dovuti un attimo, per assurdo, organizzare noi, perché noi siamo abituati a finire le 9 le partite, no? Questa partita è andata al contrario rispetto a Roma-Fiorentina, quindi una volta che ci siamo organizzati, poi Mourinho ha deciso di fare 3 cambi che si sono rivelati fondamentali, soprattutto quello di Lorenzo Pellegrini, che ha fatto un grandissimo gol, ragazzi, una bella girata in aria. Noi dall'altra parte l'abbiamo visto. Non l'avete visto, noi l'abbiamo ripreso, lo posteremo e ve lo faremo vedere. Una bella girata dei Pellegrini. La Roma va in vantaggio, esplode l'Olimpico e da lì, insomma, diventa logicamente tutto, tra virgolette, più facile. Poi viene espulso anche Osimhen. Ora non ricordo a che minuto, aiutatemi voi, viene espulso Osimhen e poi era la Roma. Quasi alla fine, era 85esimo. Era quasi il 90esimo, quindi sì, era l'85esimo, forse anche di più. E poi dopo nel finale, all'86esimo, poi nel finale la Roma chiude il discorso con Lukaku, se non sbaglio un bel contropiede, un po' caotico, no ragazzi? Mi sa che era coinvolto pure Ndicka, che poi è esultato, sì, insieme a Lukaku. Ci hanno mandato una foto, Ndicka sì, esulta alla Lukaku con Lukaku. È stato di Ndicka, poi dopo se l'è giocata bene Lukaku, ha fatto un dribbling, ha tirato un porta. Il solito gol di Lukaku. E ha raddoppiato. Era rientrato. Vabbè, Napoli logicamente in 9 stava in difficoltà, però ripeto, la Roma è un caso, no? Parlavamo di casualità. Nel video che poi vedrete domani o dopodomani, quando riuscirò a postarlo, nel video che ci accompagna verso lo stadio, diciamo che il Napoli ha perso casualmente 4-0 col Frosinone. Stasera la Roma casualmente non è riuscita a sbloccarla prima dell'espulsione di Politano. Beh, perché Meret è migliore in campo per il Napoli di tutta la vita oggi. Vabbè, la traversa del Bove nel primo tempo. Quella mi sa che sulla traversa Meret l'ha toccata. Non lo so, perché l'angolo non mi pare che ce l'ha dato. Anche se l'arbitro, mettiamoci pure l'arbitro in mezzo, ragazzi, l'arbitro non ha fatto sicuramente una prestazione inadeguato, con tutto che insomma. Poi ha espulso per assurdo loro, ma a un certo punto ammoniva ad ogni fallo, ammoniva i nostri. Di Belotti per simulazione che neanche a quello è stato. Sì, no, noi abbiamo pensato in nord, perché quello è il secondo tempo, abbiamo pensato che gli abbia dato l'ammonizione per gioco pericoloso sulla tentata rovesciata. Rovesciata non è mai gioco pericoloso. Secondo noi, da quello che abbiamo capito, da insomma dei gesti che si facevano in campo, l'arbitro con gli altri giocatori, poi è andato pure da Belotti a spiegargli questa follia, abbiamo capito che era gioco pericoloso. Però poi adesso lo rivedremo, logicamente ragazzi, dallo stadio è tutto diverso che dalla televisione, non ci arrivano feedback, non ci fanno vedere play, quindi se perdi quell'attimo non sai che è successo, sai solo che ha ammonito e te incacchi, e questo è successo. Comunque dicevo, passeremo un sereno Natale e un'ottima vittoria che riporta la Roma un po' in alto, la porta al sesto posto a 28 punti, aumentano i rimpianti per Roma-Fiorentina, che era una partita che avevi sbloccato. Anche perché il Bologna continua insomma a stare lì. Il Bologna continua a stare lì in questo momento meritatamente. È adesso la squadra più in forma del momento, forse seconda solo all'Inter. Ragazzi, ha battuto Roma, Inter e Atalanta in 6 giorni? Sì. In 6 giorni ha battuto Roma, Inter e Atalanta al Bologna. È partita 2-0, 2-1, 1-0, quindi è in calo. Il Bologna la prossima pareggia, mi pare ovvio. La prossima pareggia, anche perché ragazzi è una bellissima squadra, però. Però si chiama sempre Bologna. Napoli non lo so con chi gioca. Controlliamo la Roma.
prossima. L'ultima, quella prima di Capodanno, non lo so. Non so neanche quando gioca a Napoli, se venerdì o sabato 30, perché credo che anche la prossima giornata sarà divisa così. E poi ricordiamo che la Roma al 3 c'ha la Coppa Italia con la Cremonese. Napoli-Monza. Cioè Napoli-Monza, Monza anche che ha perso in casa con la Fiorentina, il Monza sta un momento, diciamo, possiamo dire deflessione, no? Il Monza de Palladino deve un attimo riorganizzarsi, quindi il Napoli sicuramente non ci avrà una partita facile sabato o venerdì, quello che sarà. Mancheranno Osimhen e Politano, poi insomma durante tutta la partita sono cascati 10.000 volte quasi tutti, quindi oggi sembravano tutti fracichi quelli del Napoli, per la prima volta sembrano fracichi l'altri. La Roma ha fatto... A un certo punto è intervenuto Mourinho a dire a Carasveglia basta rispetto. Esatto, perché esatto. Veramente sembrava come un palloncino che appena lo toccavano schizzava. Se sgonfiavano, cioè, sì. Nel senso, si vedeva praticamente che era... Nel primo tempo c'è stata un'azione Osimhen non toccato, insomma anticipato. È rimasto mezz'ora l'arbitro, era arrivato poi all'altra so parte, vedendo, è dovuto tornare indietro. Se ci vedrà, ma io voglio fare un applauso a Spillo che sta a fare un post su Facebook per minuto. Vabbè, Sandro, conoscendolo, Sandro durante la partita, che saluto Spillo, mi ha mandato il biglietto e viene anche a Roma-Atalanta. Quindi il 3 e il 7 sto con Sandro e quindi ci avremo di tutto, ci avremo facce, ci avremo... il paninaro, il birra tour, quello solito, no? Prima della partita che faccio con Spillo. Quindi la diretta io metterei 8, ma saranno le 8 e un quarto, cercate di capire. Quando c'è Spillo funziona. Funziona così perché ci stanno dei riti. Il quarto d'ora spillemico. Ci stanno dei riti che vanno rispettati, come il Borghetti, ad esempio, io oggi ne ho preso uno solo perché il mio nipote non lo beve, Federico pure non lo vuole. No, non lo voleva e poi loro dovevano andare dall'altra parte. Io sono andato del dire. E quindi ho fatto un Borghetti solo, insomma è stato un percorso netto, anzi siamo stati dai 7 e un quarto dentro lo stadio. Siamo stati quasi due ore prima della partita, non c'ero più abituato. Devi anticipare i tempi perché sennò è un problema entrare. No, esatto, no, infatti siamo entrati tranquilli, l'uscita pure abbastanza tranquilla, insomma è normale, è una grande partita, 62.000 persone pure oggi. E insomma ragazzi, in sintesi oggi una bella reaction, siamo soddisfatti, passiamo un Natale tranquillo e speriamo che lo trascorrerete anche voi tranquillo, soprattutto i nostri amici romanisti come noi che ci seguono, ma anche i tifosi del Napoli e delle altre squadre, insomma è tutto ancora aperto, però oggi fateci gioia a noi, abbiamo battuto i campioni d'Italia anche con merito e quindi siamo contenti e soddisfatti e siamo pronti per mettere le zampette sotto i vari tavoli, no? Vari tavoli di suoceri, di genitori, di cognati, quindi siamo pronti. Io poi sono più contento di tutti perché io insomma ho parenti a Napoli che mi aspettano e domani arriverò sicuramente. Magari te mette sto maglioncino a tavola. Domani arriverò vestito da romanista a Napoli, quindi sarà per me un Natale fantastico, per loro un po' meno. Perché insomma il rischio era questo, no? Che te mettono la stativa dentro il piatto. No, vabbè, dai, mi porto l'immodium, secchiate di modium mi risolverò insomma pure questo problema. Vabbè, abbiamo scherzato pure su sta cosa, insomma l'importante è che la nostra Roma ha vinto, siamo contenti, mo ce ne torniamo a casa. Da domani si pensa a Natale fino al 26, il 27 triplice fischio in diretta, l'orario ve lo diremo, ma presumo che sarà come al solito diviso, l'ultimo triplice fischio, no Federica, abbiamo fatto diviso in due parti, è andato molto bene, mi è piaciuto molto. Esatto, vi è piaciuto molto, quindi presumo che lasceremo questo, il format diviso in queste due parti in cui riusciremo poi a parlare di tutte le partite, no? Che abbiamo visto questi ultimi due giorni, ne parleremo mercoledì perché a Natale, insomma, domani non credo che andrà ad eseguirci, quindi abbiamo deciso di farlo mercoledì 27. Vabbè dai, diciamo che Babbo Natale ci ha portato questi tre punti. Ci ha portato questi bei tre punti con i campioni d'Italia, ripeto, quindi non ce lo dimentichiamo, che io oggi, il primo che si è scordato sono stato io che abbiamo giocato contro i campioni d'Italia, quindi è una vittoria importantissima. E che comunque anche l'anno scorso, no, alla fine vinse il Napoli 1-0 perché appunto il campionato passato c'era quello là, che quell'attaccante che di fatto trasformava in gol ogni pallone che toccava, quindi
fece un gran gol. Mi ricordo quel destro lì al volo, che devi fare? Oggi se l'è magnato Llorente, per dire. L'anno scorso Osimhen si magnò Smalling, no, su quel gol fantasmagorico. Oggi Llorente se l'è mangiato. Christensen si è mangiato Kvaratskhelia, non l'ha fatto muovere. Politano, fino a che ha giocato, è stato poca cosa. Seppur Zalewski non ha fatto una partita eccezionale, però ha fatto il suo. Insomma, oggi alla Roma trova insufficienze, ragazzi, credo che sia proprio difficile. La sufficienza l'hanno presa tutti, e qualcuno come Bove, c'è poco da fare, ragazzi. Sto ragazzo se merita il posto da titolare, è qualcosa d'eccezionale. E io continuo sempre a vedere di più un nuovo De Rossi in lui, e questo non mi può fare altro che gioire, perché diciamo che De Rossi aveva dei piedi un po' più sì esatto, però Fede, però c'è una cattiva la grinta, secondo me il gol arriverà. Lui fa lavoro sporco a centrocampo, va a sistemare un sacco di situazioni, e quindi secondo me per adesso va bene così. Va da una mano a Paredes e a Cristante. Esatto, Paredes rimane. Ecco, parlavamo di sufficienze, Giulia, secondo me Paredes la sfiocianza è meno proprio come dire. Io gli darei un 4 a Paredes. Siamo tutti più fuori. Vabbè, apposta alzare meno, se no gli davo 5. Paredes, ci aspettiamo qualcosina in più, perché il piede ce l'ha. E ci aspettiamo qualcosina in più, però dai, gli da non sai meno di incoraggiamento. Unica cosa negativa, ragazzi, è Renato Sanchez, che non è stato portato all'Olimpico, e questo, ragazzi, è un brutto segnale a mio modo di vedere, perché io adesso non so se lo vanno rinfioccare e mannà a Parigi, non so neanche se il contratto è finito, esatto, non so neanche se possa fare. Questo è un bel problema, secondo me, a meno che non sia una cosa punitiva, che non ci sia stato un problema, una discussione con l'allenatore o con lo staff tecnico, o che non esca qualcos'altro in questi minuti, se Mourinho, insomma, come presumibile che sia, rilascerà le dichiarazioni post partita. Andrà a succedere tipo come Garstrop. O come Wijnaldum, più o meno. Si è scusato per quello che gli ha fatto, però certo, la partita dopo non convocarlo giù, questo sicuramente è un segnale forte, che forse ha voluto dare alla squadra, non solo a Renato Sanchez, in vista di questa partita importante che poi alla fine hai portato a casa, perché la Roma ci ha messo la grinta. Sicuramente non ha incontrato il Napoli strepitoso dell'anno scorso, però neanche ha incontrato, insomma, una squadra allo sbando, ha incontrato un'ottima squadra, quindi la vittoria è molto importante. Ma hai capito se Mancini è stato ammonito poi? Questo non me lo ricordo. Non mi pare. Perché sei squalificato? Sì, era diffidato, e quindi prima o poi. Questo non, ti dico la verità, non lo so, non ci ho fatto caso. No, non è stato ammonito. Gioca pure la prossima, grande. Gioca pure la prossima, c'è una settimana per riposarsi, quindi. Se spera, insomma, io ho visto, nonostante. Ma che si mangiano i giocatori a Natale? Non lo so, però loro sicuramente loro se possono permettere di mangiare tutto, perché quando sei uno sportivo a sti livelli c'è una digestione che fa paura. Però mi sa che c'è un nutrizionista che gli abbia imposto diete ad hoc. Faranno. Io adesso non so, credo che il 26 si allenano. Quindi saltano domani e dopodomani, ma il 26 stanno in campo a Santo Stefano i ragazzi. Ci sarà sicuramente qualcosa pianificata proprio per smaltire le tossine, esatto, vanno in Sud America, non cambiano stagione, perché quando vanno in Sud America lì è estate, tornano qua, sono abbronzati, si devono riabituare al freddo, piripiparapà. Quindi dai, tutto a posto, ragazzi. Di Bala a Torino? Dybala magari, io ci spero veramente tanto, però sembra, non lo so. 25% forse, credo. Vediamo, la settimana è lunga, non si sa mai. Cioè, potrebbe anche essere pretattica voluta da Mu su questa cosa e dalla società. Potrebbe essere una cosa voluta, far capire che non ci arriva a Torino, invece poi magari arriva. Vediamo, comunque la Roma così, secondo me, no, non è inferiore alla Juve. Poi lo sappiamo, il pallone poi quando giochi allo stadium
storicamente noi soffriamo, quindi, quindi dovremmo essere bravi il doppio per cercare di ottenere un risultato positivo. Ci abbiamo vinto una volta con Perotti, porte chiuse. Con Perotti 3-1, c'era Perotti, io mi ricordo. Perotti, Zaniolo pure, segnò. Zaniolo e l'altro non mi ricordo, sinceramente. Il terzo marcatore, forse Mkhitaryan, ma non me lo ricordo. Non me lo ricordo, però sì, una vittoria sola da Roma 3-1. No, oltre era il 2020, quando c'era ancora stati chiusi per il Covid. Quindi una vittoria in 12 anni di stadium. Ancora me lo ricordo. Però stavolta ci andiamo a giocare come quella volta che abbiamo vinto, che ci siamo andati a fine stagione all'incirca. Stavolta pure ci andiamo in un periodo molto tranquillo, che non c'è altre distrazioni, altri obiettivi, non c'è coppa, non c'è niente, c'è solo la Cremonese, ma 5 giorni dopo, no? Quindi, Kumbulla rientra? Kumbulla non lo so, sinceramente. Comunque dovrebbe essere vicino al suo rientro. Ci dovremmo essere quasi. E poi vediamo sta storia Bonucci come va a finire, ragazzi. Sicuramente lo stadio oggi era diviso su Bonucci. Non tutti sono d'accordo, e quindi questo pure ne parliamo mercoledì a triplice fischio. Io vi saluto, ragazzi, un bacio, buon Natale da me, da mio nipote Alessandro, da Federico, da Giulia. Buon Natale a tutti, forza Roma, ci vediamo mercoledì 27 con triplice fischio e parleremo nuovamente di questa bella vittoria della Roma con i campioni d'Italia del Napoli. Buon Natale ancora e buonanotte dal vostro Max e i suoi amici. Ciao ciao! Ciao! Ciao.